Allora, grazie a tutti della vostra presenza e ovviamente grazie a Marina che ha organizzato questa serata e mi ha richiamato qui dopo tanti anni, perché sono venuta 2 anni fa, però in passato venivo molto spesso, adesso ho avuto qualche difficoltà di salute, quindi non ho più partecipato intensamente alle celebrazioni, diciamo, di questo concittadino illustre. E la serata, come sapete, è dedicata alla Luna e quindi parleremo di Cassini e delle ricerche e degli studi che ha fatto sulla Luna. Vorrei cominciare, come ho già fatto altre volte in passato, leggendo delle parole scritte da lui. Dice Cassini, che sta osservando un'eclisse di Luna: la Luna, non ancora macchiata dall'ombra vera, s'ascose tutta tra le nuvole. E io dico, non sono le parole di un poeta, ma la descrizione di un'eclissi lunare osservata dal Cassini alle 2:53 dopo la mezzanotte nel cielo di Roma. Siamo qui nel 1664. La registrazione del fenomeno astronomico è minuziosa e precisa, come si conviene ad uno scienziato quale lui era. Ma sembra che egli non sappia sottrarsi al fascino della Luna, quasi una fanciulla, ora timida, ora ammiccante, che si ritrae pudica alla vista del suo innamorato. Questa è l'impressione che io ho avuto, e non solo questa volta, leggendo le cronache delle osservazioni astronomiche che Cassini fa, in cui è molto rigoroso nel suo metodo, nella minuziosità delle osservazioni e nei calcoli che fa, però molte volte, non sempre ovviamente, c'è come una nota di emozione, cioè un poco lo sguardo estasiato di quest'uomo che pure è uno scienziato pienamente, però è sensibile alle meraviglie della natura che guarda. Diverse volte dice: il cielo è una cosa meravigliosa, e questo è un aspetto umano che mi sembra di poter sottolineare anche questa volta. Allora, possiamo cominciare? Questo è un Cassini giovane, poco più che trentenne, e avanti, compie questa osservazione di cui ho letto una parte nel 1664 a Roma, dalla terrazza del Collegio di Propaganda Fide. Questo è un palazzo che si trova tuttora a Roma, adesso è modificato nella sua struttura, a Piazza di Spagna, e come usava il Cassini allora, non avendo una specola a sua disposizione, collocava i suoi telescopi sulle terrazze dei palazzi nobili romani. Come questa terrazza la si vede nella parte centrale della figura, adesso non c'è più, ma a quel tempo è stata la sede di osservazioni astronomiche da parte di Cassini e anche di altri astronomi, ma da lui soprattutto, perché amava circondarsi dei nobili, dei colleghi, e a volte l'occasione dello studio era quasi surclassata dal suo compiacimento di fare quasi uno spettacolo mondano, perché si radunava la nobiltà romana. Allora, questo è il manoscritto che si riferisce a quell'osservazione. Questo foglio è un foglio volante che fa parte del Corpus Galileiano della Biblioteca Nazionale di Firenze ed è la prima registrazione autografa di una eclisse lunare che ho trovato tra le carte di Cassini. Nella colonna di destra, nella colonna centrale, sono elencati le ore e i minuti che corrispondono alle osservazioni. Nella colonna di destra, sulla stessa linea, troviamo le sue osservazioni. Osserva la Luna, comincia a segnare l'ombra che compare, e poi l'inizio dell'eclisse, e alle ore 3:30, mi sembra, sì, scrive in latino "Initium nec ne", cioè non è sicuro che sia proprio l'inizio, subito dopo, un minuto dopo, "Initium certum", cioè veramente
l'oscurità ha guadagnato, diciamo, l'immagine lunare. Poi c'è la totale immersione nell'ombra, successivamente lui scrive Inclarescit luna, cioè la luna comincia di nuovo a rischiararsi, subito dopo recupero totale della luce. E avanti. E questa è l'intestazione di questo foglio, in cui è scritta dalla sua bella grafia giovanile, con molto sciolta, molto elegante, l'eclisse di luna, Giove e Comitum sono i pianetini di Giove, il giorno 6 agosto 1664 a Roma nel collegio di propaganda Fide, usando un telescopio di Giuseppe Campani, che era un famoso costruttore di strumenti ottici, suo amico e collaboratore, l'eclissi osservate da Giovanni Domenico Castini. Questa eclisse non è stato pubblicato mai, c'è soltanto questo manoscritto che è rimasto. Quattro anni dopo invece Cassini osserva il 26 maggio di 1668, di nuovo a Roma e di nuovo nel collegio di propaganda Fide, un'eclisse contemporaneamente alle osservazioni compiute da altri astronomi, per esempio a Parigi. E in quel momento già il suo nome è conosciuto in Francia, perché in quello stesso anno ha pubblicato l'Effemeride dei pianeti Medici, che è stato un volume molto apprezzato. E in occasione di questa eclisse da Parigi gli viene richiesto di inviare una descrizione del fenomeno da lui osservato. E allora pensa che sia degno, come dice, di essere mandato all'Académie a Parigi la registrazione di questa eclisse. Verrà poi pubblicato nelle memoire dell'Académie con questa intestazione pomposa che caratterizza tutte le pubblicazioni dell'Académie, in cui si vede in alto il motto Invenit et perficit, e sotto nell'ovale lo stemma del Re Sole. Vediamo il Sole in mezzo e poi tre giri di Francia che sono, diciamo, legate alla corona di Francia, e i putti che reggono degli strumenti astronomici. C'è un cannocchiale, un globo terrestre, un astrolabio in alto, poi non so che cosa ancora lì sotto. E da questo momento in poi le osservazioni di Cassini verranno sempre pubblicate nelle memoire dell'Académie. Ho detto che questo avviene nel maggio del 68. L'anno dopo, in febbraio, Cassini lascia definitivamente l'Italia e si trasferisce a Parigi, chiamato ufficialmente dal Re Sole. E a Parigi si trova a disposizione questo edificio che è l'Osservatorio di Parigi, situato nella periferia della città, quindi in aperta campagna, e con la possibilità di spaziare per tutto l'arco dell'orizzonte con i suoi strumenti. Le costruzioni che si vedono sulla sinistra sono soltanto dei conventi, l'oratorio dei francescani, cioè costruzioni basse che non ostacolano la vista. E sulla destra, tra gli alberi, si vede una cupola che corrisponde alla chiesa della Sorbona. Questa è una mappa del Settecento che sembra quasi ripresa dall'elicottero, è una visione un po' aerea della zona dell'osservatorio, in cui si vede la costruzione con la terrazza su cui Cassini sistemerà i suoi strumenti, esattamente come faceva a Roma sulle terrazze dei palazzi nobili. Dal momento in cui Cassini entra all'osservatorio tiene uno journal delle osservazioni in cui annota giorno per giorno il suo lavoro, gli strumenti che usa, le persone con cui ha dei contatti e tutti gli avvenimenti, diciamo, che lui ritiene di interesse anche per un suo futuro e che sono in qualche modo legati all'attività dell'osservatorio. Quindi annota anche le osservazioni che continua a fare sulla Luna.
Le registrazioni di tutte le crisi e di tutte le sue osservazioni, come ho detto, sono pubblicate nelle memorie. Non si sente? Ah, si sente bene. Si è spostato? Devo tenerlo? Meglio? No, facciamo così. Ok? E vengono pubblicate nelle memorie dell'Accademia. Cassini comincia a osservare sistematicamente tutte le fasi lunari, traccia degli schizzi che sono tuttora conservati all'osservatoire, esamina, diciamo, tutte le formazioni rocciose, i crateri eccetera sulla superficie della Luna. E successivamente, con la collaborazione di due incisori famosi, prima Sébastien Leclerc e dopo Jean Patigny, continua, diciamo, a supervisionare il lavoro di questi incisori, i quali preparano una lastra di rame con incisa l'immagine della Luna. Questa lastra di rame serve per la stampa di questa grande carta della Luna che Cassini presenta all'Accademia il sabato 18 febbraio del 1679, ed è il risultato di 8 anni di lavoro intensissimo per ottenere questo ritratto della Luna, che è splendido, che stupisce sia gli accademici sia tutti, diciamo, gli scienziati del tempo, perché sotto la sua direzione gli incisori hanno, diciamo, ottenuto una finezza di tratto e un uso del chiaroscuro così raffinato da dare quasi un effetto tridimensionale. Questa carta ha veramente fatto epoca ed è stata insuperata per almeno 150 anni, quando poi è stata fatta la prima fotografia lunare. Effettivamente, mettendo, come ho visto, l'osservatorio di fianco le due figure, sembra quasi che non ci sia nessuna differenza. Adesso dobbiamo ritornare un attimo indietro. No, è la carta colorata, quella di Hevelius. Ecco, io direi questa. Al 1668, quando Cassini fa l'osservazione del secondo eclisse importante. Importante anche perché, come ho detto, nello stesso momento gli accademici di Parigi osservano dalla collina di Montmartre, quindi è utile per fare le... Solo io? Non so cosa sia. Lo lascio. Vabbè. E fanno l'osservazione dalla collina di Montmartre, quindi questo permette di confrontare i dati di Roma e Parigi e rilevare la differenza di meridiane. Allora, di questa eclisse del 68 esiste a Parigi, alla Biblioteca Nazionale, una cronaca scritta di mano dal Cassini e in parte anche del suo assistente Agostino Fabri, ed è interessante per due motivi completamente diversi. Uno è un motivo personale, quello a cui ho già accennato, cioè questa eclisse è quasi stato come il biglietto di presentazione di Cassini per arrivare all'Accademia. E quindi cambiare in un certo senso anche la sua vita, perché dall'Italia si trasferisce definitivamente a Parigi. Dal punto di vista scientifico è importante perché, come scrive Cassini in questo manoscritto, lui in quell'occasione ha avuto per la prima volta chiara l'idea di che cosa potessero essere i movimenti di librazione della Luna. Racconta che basandosi sulla carta di Hevelio, che è quella di sinistra, che è una carta, mi pare sia del 1645, anteriore alla sua, e usando la nomenclatura sia di Hevelio che di Riccioli, ricerca sulla superficie della Luna il centro apparente che gli servirà per capire
il punto in cui passa l'asse di equilibrio dei movimenti di librazione. È una cosa che io cerco di spiegare, ma è molto difficile, tanto più che io non sono un astronomo, spero di farvi capire. Vai pure avanti, Marina. Questa la saltiamo adesso un attimo, ecco, ci fermiamo su questa che è la carta di Evelio. Le osservazioni di Cassini lo portano a fissare l'attenzione sul mare Adriatico e soprattutto sulla parte rotonda inferiore che chiama seno del mare Adriatico e sul monte Sifilo che è quella formazione rotonda che è sotto. Tu riesci? Allora fai là? Ecco, perfetto. Allora Cassini scrive: a proposito del seno del mare Adriaticum, che è quello lì, ecco, che Marina evidenzia, con stupore nota essere quest'ultimo manifestamente diviso in tre laghi di forma rotonda, divisi l'uno dall'altro con assai largo continente, maggiore dei quali è quello vicino al centro. In questo distinguevasi un'isola biancheggiante che mi ridusse a mente la situazione di Mantova nel suo lago. La macchia biancheggiante, continua Cassini, è il luogo più cospicuo della Luna, che meritava di essere notato come sospetto di qualche novità, e aggiunge di stupirsi che nessuno l'abbia osservato prima di lui. Questo centro, adesso passiamo, ecco, è indicato dalla freccia, è una zona molto piccola biancheggiante che Cassini identifica come il centro apparente della Luna, al quale corrisponde l'asse di equilibrio dei movimenti di librazione che, come dice il nome, ricorda la bilancia, cioè l'oscillazione dei piatti della bilancia attorno a un perno centrale. La Luna attorno a questo, diciamo, asse immaginario, è ovvio, oscilla e i movimenti di librazione sono piuttosto complessi, io non sono in grado di spiegarveli, però la cosa importante è sia che Cassini fa un paragone con un luogo reale come Mantova, e questo fa pensare che o conoscesse la città o conoscesse perfettamente una pianta di Mantova, una carta di Mantova tipo questa che è della fine del Cinquecento, è molto bella, in cui si vede quest'isola che corrisponde alla città circondata dai vari tratti del suo lago che è diviso in varie porzioni, diciamo, rotonde che ricordano quelle viste nella carta di Evelio. I movimenti di librazione non sono una... Cassini poi li studia ancora fino alla fine del 1600 e nel 1693 pubblica un trattato piuttosto complesso che si chiama Nouvelle Théorie de la Lune, in cui li enuncia come tre leggi empiriche. Non sono una cosa campata in aria. Oggi con gli studi di astrofisica sono state riprese le leggi del Cassini e sono attualissime in quanto vengono studiate, interpretate e ancora, diciamo, sfruttate per comprendere le forze gravitazionali e la dinamica fra i pianeti. Cioè, qui ci vorrebbe qualcuno più istruito di me che spiegasse, nell'interazione per esempio tra Luna e Terra, eccetera, bisogna tener conto anche della forza di gravità che deforma in un certo senso la forma di questi astri. Quindi le leggi del Cassini fanno parte adesso di un corredo di nozioni che viene tuttora impiegato per gli studi di meccanica dinamica interplanetaria. Quindi questo è bello perché Cassini non ha finito di, diciamo, aiutare nel progresso della scienza, ma in un certo senso continua ancora. Andiamo avanti. Questi sono due, questo e il successivo, dei cartoni preparatori che gli incisori hanno preparato per la lastra di rame che è servita poi per stampare la grande carta della Luna. Sono disegni probabilmente non di mano diretta del Cassini, tuttavia fatti, come lui ha sempre affermato, sotto la sua supervisione.
Attualmente si trovano all'archivio dell'Osservatorio di Parigi e dal pronipote di Cassini, Cassini IV, sono stati rilegati in un unico volume di 80 tavole che sono preziosissime, sono di cartoni rosa o azzurri, disegnati alcuni a sanguigna, altri a gessetto, altri a matita, con queste diciamo, figure che corrispondono a tutte le formazioni della faccia della luna. L'incisore Patigny era già molto famoso e Cassini probabilmente lo praticava indipendentemente dal lavoro della carta della luna, perché dopo il matrimonio che Cassini fece con questa signora che si chiamava Geneviève de l'Estre nel 1673, Patigny disegna a matita, il figlio di Patigny, scusate, disegna a matita il ritratto della sposa che qui vedete, sembra un'incisione, invece è un piccolo ritratto fatto a mano libera a matita da questo ragazzino. Vi ho fatto vedere Geneviève perché adesso nella carta della luna troviamo una cosa che ha molto incuriosito. Nel corso soprattutto dell'Ottocento e già anche nel Settecento tutti gli studiosi si sono affaccendati a interpretare le figure della crosta lunare vedendoci le ali di una libellula, il cuore trafitto, e poi questa fanciulla che emerge diciamo dal promontorio delle Esperide, che sembra quasi una polena con questa treccia al vento. E, abbastanza di recente sono stati fatti diciamo, pubblicati dei lavori in cui c'è l'interpretazione suggestiva, se vogliamo, carina, che possa essere un omaggio d'amore di Cassini alla moglie, perché sembra che questo profilo ricordi quello della Geneviève. Io non sarei del tutto propensa a una cosa del genere, anche perché questa figura cambia a seconda dell'incidenza della luce, non è sempre così. Cassini sicuramente l'ha vista, però io dubitavo che Cassini l'avesse veramente notata fino a che non ho trovato un inedito di Cassini che si chiama Abrégé de l'Astronomie, che non è mai stato pubblicato. Adesso c'è uno studioso di Parigi che sta riscrivendolo, interpretandolo, e probabilmente forse lo pubblicherà. Allora, qui è Cassini che scrive. Io leggo dal francese, perché non so il francese. Questa disuguaglianza delle parti della Luna causa delle mélange d'ombre, delle mescolamenti di ombre e luce, dei giochi di ombre e di luce, che talvolta si combinano in modo da fare delle figure curiose, come potrebbe essere questa fanciulla. E anche il cuore trafitto o altre cose, come quella di una ragazza, e lui scrive échevelée, probabilmente può essere scapigliata, scarmigliata, però per essere più gentili diciamo con questa treccia di capelli al vento. Dice queste non sono delle curiosità che ci diano una mano a fare l'esatta descrizione delle macchie della luna, ma il loro uso eccellente nelle osservazioni dell'eclissi, in cui se due osservatori lontani l'uno dall'altro osservano esattamente i tempi di immersione di queste macchie nell'ombra e della loro emersione dall'ombra, ottengono la differenza di longitudine fra questi luoghi molto più esatta che non valendosi dell'immersione e dell'emersione calcolate sui bordi della Luna. Quindi lui sì, vede questa specie di ragazza con la treccia al vento, che può essere anche carina, però qui lo scienziato preciso salta fuori e dice servono per una cosa molto più rigorosa, molto più metodica,
cioè come punti di refera, come punti di riferimento, sono assai più precisi di quelli che si possono riscontrare sui bordi della Luna quando si passa dalla zona d'ombra alla zona di luce. Adesso facciamo un ultimo omaggio a Cassini, e questo è il cratere Cassini. Non so dirvi né chi l'abbia intitolato a Cassini né quando ciò sia stato fatto. Comunque è un cratere particolare che ha a sua volta come una tazzina da caffè dentro un piattino, la fotografia è stata fatta da Giancarlo Vignali, che è un caro amico, che è un astrofilo di Sanremo che io ho conosciuto qui tanti anni fa e che ha collaborato anche alle osservazioni e alle conferenze, penso, perché Giancarlo ha fatto anche qualcosa del genere. Io avrei finito, vi ringrazio.